Vi ringrazio per avermi invitato, per aver organizzato questo incontro. Ringrazio per essere così tanti, così numerosi, così, lo sento già prima che inizio a parlare, attenti e partecipi. Devo ringraziare tutti voi anche per le parole belle e appassionate che avete detto, anche lusinghiere ed emozionanti per me, così tanto belle e appassionate che mi verrebbe di mettere in platea se da ascoltare voi invece di parlare. Però so che non siamo qui per questo. Non siete per questo, siete qui per ascoltare me e io sono venuto giustamente per parlare, per comunicare con voi, anche se spero che non sia una comunicazione a senso unico e purtroppo non ho tantissimo tempo, ma spero di trovare, anzi non spero, sicuramente troveremo il tempo perché voglio ascoltarvi, le vostre domande, le vostre curiosità. E questo libro è un po' la mia vita, o non è proprio, per la verità non è un'autobiografia, è soltanto una rassegna di storie, un racconto di alcuni episodi, non tutti, ma alcuni episodi che certamente hanno segnato la mia esperienza professionale, ma insomma non soltanto professionale, anche esistenziale. Ed è una, dico professionale esistenziale perché bene o male è inevitabile per chi fa il lavoro che faccio io, il mestiere di magistrato, in una realtà tutta speciale, tutta particolare, qual è appunto la Sicilia, la realtà della mafia e dell'antimafia. I due profili difficilmente si possono scindere, l'aspetto professionale e quello esistenziale, ed è quello che ho cercato in qualche modo di raccontare e di spiegare. Il libro è anche, però, voluto inevitabilmente un po' parlato di me, qualcuno, diciamo i soliti critici, mi hanno accusato di avere usato un ulteriore espediente per esibirmi, ma in realtà non c'era nessuna smania di protagonismo nello scrivere questo libro, ho cercato per quanto possibile appunto di raccontare gli altri, e cioè raccontare, fare una sorta di galleria di personaggi che ho incrociato. Ogni capitolo di questo libro, che poi sono tanti, come se fossero tanti racconti insieme, è infatti una galleria di personaggi, alcuni che costituiscono in qualche modo il filo conduttore di tutta la storia. Ci sono dall'inizio fino alla fine, Paolo Borsellino in particolare, Giovanni Falcone, ma Paolo Borsellino un po' di più, per il semplice fatto che Paolo Borsellino è stato più di chiunque altro il mio maestro, insomma, l'uomo, la figura professionale e anche appunto l'uomo che di più ha influenzato la mia esperienza professionale ed esistenziale, perché con lui ho iniziato la mia attività di magistrato, con lui mi ha affidato le prime indagini di mafia, con lui ho iniziato a correre, diciamo, i primi rischi e quindi è iniziata la mia vita blindata, poi l'ho accompagnato in questo percorso sino all'epilogo tragico della sua storia, ma lui è rimasto nella mia attività successiva, sia perché
ho cercato assieme agli altri colleghi, Roberto Scarpinato, Gaetano Paci, sono due dei tanti altri colleghi della Procura di Palermo che hanno proseguito in qualche modo l'opera di Paolo Borsellino, cercando di rimanere legati alla sua lezione, ma direi anche che lui è rimasto anche sotto un altro profilo, nel senso che tuttora credo che la scommessa, la sfida più importante, che è un po' personale, ma io credo che debba essere collettiva, è di riuscire a scoprire tutta la verità che dietro la strage in cui ha perso la vita Paolo Borsellino e tutta la verità su quella terribile stagione del 92 e 93, lo stragismo del 92, le stragi, gli attentati del 93, perché non so, non tanto e non solo per chi è stato in qualche modo appunto legato anche personalmente a Paolo Borsellino, perché credo che anche il nostro presente in qualche modo è ancora condizionato da quello che accadde in quei due anni, 92-93, quella stagione delle stragi, che è anche, per quello che è emerso negli ultimi tempi, anche la stagione della cosiddetta trattativa, e cioè del fatto che si è scoperto che dietro le quinte, al di là delle declamazioni di principio di lotta senza quartiere contro la mafia, c'era un pezzo di Stato che stava trattando con la mafia e stava trattando una tregua con la mafia. Io credo che in qualche modo la storia del nostro paese degli ultimi 15 anni è rimasto condizionato da quei due anni, che sono cruciali, tanto che noi non riusciremo a conquistare tutta la verità su quei due anni, saremo meno liberi e saremo meno padroni del nostro destino, perché la giustizia, la verità non sono soltanto valori cui tendere perché è la nostra, diciamo, parte migliore di noi che chiede verità e giustizia, ma perché verità e giustizia, la verità ci rende più liberi, la giustizia ci rende più liberi, noi abbiamo bisogno di essere liberi per vivere meglio. E quindi, in questo senso, un filo conduttore di questo libro è anche la necessità, credo che tutti noi dobbiamo sentire, di riconciliarci con noi stessi, e il modo migliore per riconciliarci con noi stessi, per il piccolo grande dovere che nasce anche forse da un senso di colpa nei confronti dei tanti caduti, come Falcone, Borsellino e tanti altri che sono caduti in fondo per noi, noi lo dobbiamo a loro, ma lo dobbiamo anche a noi stessi, di fare tutto quello che possiamo per avere giustizia e verità su quei tragici momenti della nostra storia. E quindi il libro vuole essere anche questo, vuole essere anche un contributo di chiarezza, è un contributo di stimolo critico in un'Italia spesso assopita, che tende a non pensare, a rimuovere, a dedicarsi, a farsi anestetizzare dal teatrino televisivo, dalle risse mediatiche che la televisione ci
propina quasi quotidianamente, dalle falsità ai luoghi comuni, la realtà rovesciata. Io ho iniziato a scrivere libri l'anno scorso, con questo libro c'è molto l'intercettazione, poi quest'altro, Il labirinto degli dèi, perché, come dico spesso, ho iniziato a scrivere libri quando l'indignazione per come la verità veniva maltrattata nel dibattito politico e mediatico quotidiano ha raggiunto il colmo, ha raggiunto il culmine, quando sul tema dell'intercettazione in particolare, ma più in generale su tutto il tema di giustizia, mafia, eccetera, mi sono reso conto che dalla TV, che è quella che bene o male forma gli orientamenti dominanti dell'opinione pubblica, spesso disorientando l'opinione pubblica o orientandola, diciamo, in modo conveniente al padrone, e quando mi sono reso conto come veniva maltrattata, io dico appunto, senza avere la pretesa, l'ambizione di poter rovesciare gli orientamenti della pubblica opinione, ma cercando di dare un piccolo contributo, ho spento la televisione e ho iniziato a scrivere questi libri. Infatti l'invito che faccio spesso alle persone che incontro è di spegnere più spesso la televisione e dedicarsi alla lettura, non del mio, dei miei libri necessariamente, ma insomma di libri che consentano di farsi un'opinione critica e un'idea personale. E il libro appunto contiene, come dicevo, una galleria di personaggi, dalle storie di Falcone e Borsellino, per ricordare questi autentici, questi sì, eroi della nostra democrazia, della nostra storia, altro che Vittorio Mangano, che ci fanno sentire onorati e lusingati di essere stati concittadini. Nel mio caso ho avuto anche la fortuna e il privilegio di essere stato loro collega e loro allievo, e siccome l'eredità, il lascito che è rimasto è ricco, prezioso, ma non sempre è stato adeguatamente valorizzato in questi anni, il libro vuole anche essere un contributo in questo senso, rievocare episodi, fatti, piccoli o grandi. Io ho cercato anche di restituire in qualche modo appunto la carica umana di questi due grandi magistrati, raccontando episodi piccoli o grandi, raccontando i grandi eroismi, ma anche quelli tra virgolette piccoli, che però danno la sensazione dell'uomo, la capacità di entrare in colloquio con chiunque. C'è un piccolo episodio che, al quale sono molto affezionato.